Good evening, ladies and gentlemen. Ciao Mattia. Mi fa molto piacere che con la febbre abbia deciso di farti venire il cagotto con questi giochi. Allora, ok, Simon ha trovato il relitto della Curie, una grande nave sprofondata nell'oceano. A bordo spera di trovare una shore per l'emergenza per raggiungere il sito chiamato Theta. Perché, per chi si fosse perso venerdì live, venerdì scorso, abbiamo iniziato che stavamo andando a fare una scansione cerebrale da un medico e l'abbiamo finita in un posto, Dio solo sa dove, Dio solo sa come, Dio solo sa perché, a lottare per la nostra vita contro delle robe che non sappiamo neanche che cosa sono. Fai pure, Mattia, non preoccuparti. Poi come finisce la live l'accetto. Quindi dobbiamo cercare di capire che cosa sono esattamente queste cose che ci stanno andando dietro. L'unica cosa che abbiamo capito è che in questo universo, se praticamente sì, aspetta un secondo, mentre che carica te lo scrivo in chat. Poi, se qualcuno nel frattempo mi vuole aggiungere, faccia pure. Dicevo, hanno trovato il modo di trasferire la coscienza dentro le macchine. Praticamente Altered Carbon, se l'avete visto su Netflix. Praticamente è la stessa cosa. Allora, noi stavamo per partire con la scialuppa e stavamo cercando sta cazzo di salamacchina. Se mi ricordo i tasti, ok, perfetto, me ne ricordo. Ui, dov'è? Ah no, sono io che respiro. Bene, cominciamo proprio alla grande, ragazzi. Ok, questa è chiusa. Allora, dovevamo trovare sta cacchio di scialuppa. Siamo praticamente arrivati all'ingresso della nave, sì. Lì praticamente c'era la scialuppa. Ma a noi ci serve sapere dove minchia sta la sala macchine. Quindi, adesso continuiamo a viaggiare. Ok, mi è arrivata adesso la richiesta, Mattia, poi finisco in live e la accetto. Ecco, continua ad arrivare questo messaggio che io non riesco a capire che cosa sia. Cioè, computer sono stati sparacchiati alle. No, niente di utile. Non riesco a capire bene dove dobbiamo andare prima di tutto. Verrebbe da dire che sala macchine. Ecco, mi ricordavo di avere una torcia. Dovrei scendere giù. Altri spettatori, grazie mille. Non devo soffrire da solo in questo universo di cagotti. Grazie mille, è forse il complimento più sincero che si possa fare a uno streamer. Se, davvero, sono sincero quando lo dico. No, accendi la torcia che non si vede un cazzo. Allora, già c'eravamo. Ah, che cazzo. C'eravamo abbandonati venerdì scorso nel capire dove potesse essere sta minchia di sala macchine. Non ci siamo ancora arrivati. Abbiamo trovato sto pertugio. No, figurati. Ci sta, io non ho nessun problema con queste cose. Le telecamere non ci aiutano manco per il cazzo. Non c'è uno straccio di mappa della zona. E dobbiamo continuare a girare, a cercare sta cazzo di sala macchine che veramente non. Ecco, qui c'è la. Aspetta un attimo. Presuppongo di essere un grandissimo minchione. No, non è vero, perché qua c'è una stanzetta e nulla più. Probabilmente me ne sono perso anche un'altra. Esatto. Ma non c'è assolutamente niente, neanche qui. Vabbè, almeno ci siamo accorti di un dettaglio. Ecco, questa è chiusa. Vabbè. Magari più avanti. Allora, no, qui è tutto bloccato. Sta andando bene il video oggi, che mi ricordo settimana scorsa, il discorso un po' ti ha.
un po' ti ha laggato. Tu dici, questo è un po' bastardo. Ci vuole proprio una signora connessione. Per... una signora connessione più per vedere. No, ce l'ave... in teoria lo potrei scaricare, ma l'ho mollato dopo una settimana. Niente di. Cos'è? Ah, la scaletta. Ecco, forse magari me la sono persa, magari è qui. Allora, scarponi da Roma, quindi con la serie con FIFA probabilmente ho fatto tutti i conti giusti. Dovrei avere ancora due live di Undertale e poi lo finiamo tranquillamente. Finiamo la Pacifist e poi in due settimane, in tempo due settimane ritorna a scarponi. Nel frattempo io continuo a cercare. Per esempio questa è... Oh, oh, che cazzo, cazzo sta succedendo? Qualcuno è... Che cazzo, che... Dov'è quello schifo? Dov'è? Palesati schifo bastardo. Che ogni volta mi fai prendere un colpo. No, vabbè, questa è la stanza di registrazione. La uso. Questa in teoria è la casa ufficiale. Di solito qua ci dovevamo fare i lavori, ancora non li hanno iniziati, nel frattempo la uso per registrare. Io ancora non ho compreso cosa sia quella cosa, però nel dubbio mi ha quasi lasciato morto stecchito. Forse... No, Jacopo. Dicevo, ci ha quasi lasciato stecchito quella roba, ma non sappiamo comunque dove dobbiamo andare. Ci manca solo che riciccia fuori quella... Mi verrebbe da dire che la sua presenza in teoria è un buon segno, perché significa che stiamo andando avanti, visto che non l'abbiamo incontrato nelle ultime peregrinazioni. Oh, ecco, anche visto che sta salvando, devo presumere che siamo... Temperatura reattore stabile. Così su due piedi sento di aver fatto una cazzata, vero? No. Sembra tutto tranquillo per ora. E vabbè, è andata. Richiesta assistenza. Credo di star facendo un casino, però nel dubbio. Purtroppo sono... Sembrava... l'ho detto... Aia, che cazzo è successo? No, di nuovo! Porca troia! Via, 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 veloce, via, veloce, qualunque cosa mi voglia fare! Scappo, perché... Perché sono così lento? Vaffanculo ogni volta! L'avevo intuito. E guarda, se arriva Piontek è un bel colpo. Però siamo sempre punti a capo. Stiamo parlando di uno che ha fatto 6 mesi bene al Genoa dal nulla. Magari alla fine arriva in una grande squadra e facilecca. È un bel timore. C'è una bella scommessa, più che altro. Anche se è una di quelle scommesse... quelle scommesse che, visti i risultati iniziali, vale anche la pena di provare a fare. Proviamo a capire cosa dobbiamo fare per evitare di essere uccisi da qualcosa. O magari se c'è un... Boh, non lo so, magari con FIFA l'anno prossimo ci posso anche pensare. Sebbene la mia idea fosse di
spaziare da un campionato all'altro e di non fare solo a livello, non l'ho ben capito neanche io, perché siamo partiti in una situazione completamente diversa. Cioè abbiamo iniziato in una situazione completamente diversa e adesso, porca troia, di nuovo sto coso. Dov'è? Dov'è quella specie di merda? Io me la do a gambissima di nuovo. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Vediamo se riesco a fare qualcosa, a scappare velocemente. Ma c'è... Ah no, niente, la lascio. Vai via veloce. Puttana miseria. Gli Uber cagotti che mi fa venire questo coso. Ancora, dov'è? Perché mi sta facendo entrare qui? Ok, ce l'abbiamo fatta. A me ti conviene muovere il culo, ciccia. Ma guarda, io sono un cagassotto di professione proprio, quindi immaginati. Infatti l'idea era quella di fare views con i miei cagotti, però questo gioco non sta spaventando come dovrebbe. Ecco, grazie, un po' di spiegazioni non sarebbe una brutta idea. Non sarebbe una brutta idea, per ora mi sono fatto solo il Santelia. Prospettiva interessante nel frattempo. No, per adesso non c'è stata l'occasione. San Siro l'ho visto solo da fuori per adesso, quando sono salito per lavoro. Così come il San Paolo, solo Santelia da dentro ho visto per adesso. Intanto vediamo che cazzo è successo qui. Comunque abbiamo capito che cos'è. Mettiamolo così, è il fratello evoluto di Al 9000. Addirittura, vabbè, tu sei della zona, quindi bene o male c'hai... hai più occasioni. Qualcuno mi spiega che cazzo devo fare, che mi sono incastrato qua e non so... E nessuno mi sa dare spiegazioni. Ah, ecco, si stava... Ah no, devo andare... Devo muoverlo io, ok. Vabbè, sì, per modo di dire. Sicuramente viene più facile a te che a me. Ok, questa è bloccata. No. Ok. Quindi... Ecco, grazie, un po' di... Ui! Che... Ui! Stava dissaldando la... Ah, il robottino! Quello che avevo incontrato l'altra volta! È vero? Neanche io! Ciao! Mi verrebbe da dire che forse dobbiamo seguire il nostro amichetto rotondo per provare a capirci qualcosa. Comunque, dicevo, abbiamo capito che cosa ci sta inseguendo, che cosa vuole ucciderci. Ha parlato di un'intelligenza artificiale malfunzionante. Idea interessante, ma... Bisogna capire come può farci del male, in teoria. Perché male ce ne ha già fatto, ce ne ha già fatto anche tanto. Ok.
controllo. Si può entrare? Direi proprio di sì. Mamma mia. Vabbè, bisogna... Io le farei anche, però faccio un po' dell'uno, un po' dell'altro. Perché devo... Oh, grazie. Perché voglio far crescere entrambe in parallelo. Perché Twitch l'ho l'avevo iniziato molti anni fa. L'avevo iniziato praticamente in contemporanea col canale. Però non... Non ci stavo mettendo impegno, ero concentrato al 100% su YouTube. Beh, le ultime parole famose proprio. Cosa abbiamo qui? Cioè, praticamente, da quello che sono riuscito a capire da questo, da questa conversazione, praticamente, era questo il mio registro accessi. Sbaglio sempre i comandi. Dicevo, praticamente il... Appunto, il messaggio non inviato mi sa che è un po' complicato da fare. Diciamo, praticamente questo... Ok... Sì, grazie, zoom un po'... No, zoom di meno. Allora, quindi io dovrei andare... da quella parte, ok. Sì, vabbè, lasciamo perdere queste cose che io non ci ho voluto pensare, però effettivamente suona un po' strano. Dicevo, praticamente, da quello che abbiamo capito da questa conversazione, WoW ha usato l'equipaggio di un'intera stazione come veicolo per diffondersi. Oh, un granchietto. Dicevo, come veicolo per diffondersi, arrivando così a... Dicevo, come veicolo per diffondersi, con il risultato che ha praticamente fatto un puttanaio. Sì, effettivamente, se è il fatto suo come gioco, non è neanche molto molto recente. Ah, perché no? Appena ci sarà la possibilità. Ma certo, anche fuori live. Magari nei prossimi giorni. Allora, cosa... Non so bene che cosa ho fatto, però non dubbio l'ho fatto. E me lo faccio... E mi va bene. Chiudiamo sta porta pressurizzata. Cerchiamo di capire come dovremo... Come dobbiamo muoverci. Molto volentieri. Appena... Quando sarà possibile... Stavo dicendo, ah sì, cercare di capire dove dobbiamo andare. Sicuramente non qui. Così a intuizione. La luce mi ferisce gli occhi. Egli dice che non ho più bisogno di questa carne vitrea nel mio cranio per vedere la salvezza. Li strappo via con piacere. Non adombrando più la mia missione divina. Ah, ecco beh. Siccome la situazione non era abbastanza incasinata di suo... E vabbè, l'importante è giocare. Stavo dicendo, vedo che la situazione è abbastanza... Cacchi, addirittura. Dicevo che la situazione è abbastanza incasinata.
Porca puttana! Il mio riflesso nel sangue nero del custode sussurra: devo salvarli da questo inferno, farli dormire e chiuderli nei sogni lucidi che anch'io ho veduto. Porca puttana! Cioè, questo. Non voglio aprirlo. Dicevo, questo ha intasato i cervelli di un'intera stazione, non credo spaziale, con il diventando praticamente una specie di culto. E questi sono usciti fuori di testa, coadiuvati da questa intelligenza artificiale che ha trovato il modo più veloce per diffondersi, cioè dentro la testa delle persone. Non è male come idea. Un po' come ha fatto Salvini. Allora, non è qui che dobbiamo andare. Questa è la console. Ok, sì, collegamento stabilito, ma che devo fare? Proviamo a seguire le altre. Vorrei capire bene che cosa bisogna. Ok, collegamento stabilito, però che succede? E dove va? Non saprei. Il dubbio, proseguiamo, cerchiamo di capire. Cerchiamo di capire soprattutto dove cazzo dobbiamo andare, che ciò che mi preme di più. Mi verrebbe da dire segui i binari, ma è da qui che siamo venuti, quindi no. Non è da questa parte. Un po' dispersivo in queste sequenze. Ma soprattutto me ne ricorderò che giorno viene, tra l'altro, perché magari ci scappa pure la live. Sì, venerdì. Perché venerdì saremo ancora ingabbiati in questo. Oh, ciao. In questo guazzabuglio incomprensibile. Quindi sarà una. Sì, sembrerebbero le rotaie di un treno, ma più precisamente una specie di catena di montaggio di non si sa bene che cosa, perché abbiamo capito questa intelligenza artificiale, però non capiamo che cosa facessero qua dentro esattamente. Mi è parso di capire dagli stralci di audio che abbiamo sentito che. Che ora sacco non lo so, probabilmente rimarremo un'ora e mezza a due oggi, perché più ne faccio e più mi libero di questa roba, perché sto avendo un rapporto di amore e odio con questo gioco, perché lo voglio capire ma non mi sta dando modo di capirlo, lo voglio apprezzare ma non me ne dà modo. Dicevo, dei vari stralci di audio che abbiamo sentito fino adesso, sembra che sia successo un puttanaio in superficie e l'umanità sia finita sott'acqua. Ecco, grazie. Volevo capire proprio quello, se potevo cadere lì giù o meno. Quindi siamo proprio al bordo della mappa, tipo. Perciò vorrei capire dove minchia devo andare. Questa è la stanza di prima, giusto? La control room. Qui sembra una piattaforma d'atterraggio, ma. Oh, salve. Mi spaventi sempre tu. Oh, salve cadavere. Possiamo analizzarti? No, sento che non è il caso, vero? Giudicare dalle radiazioni che emani. No, domani mattina non ci sono io e purtroppo si lavora. Ah, ciao, grazie. Ogni volta non riesco ad aprire, arriva lui. Zac! Una saldatina veloce. E risolviamo. Prego, grazie.
scusi, tornerò. Allora, un altro di questi schifi digitali. Questo abbiamo capito che dovrebbero curarci, sebbene la procedura in sé fa abbastanza schifo da vedere. E vedo un interruttore che... E che cazzo, ma basta con questi scacchi. Veicolo da ricerca. Ok, questo significa che dobbiamo trovare il cazzo di... Vabbè, sì, ma non lo uso mai per giocare, solo per montare. No, a dire la verità, i tra virgolette colleghi non li guardo, cioè non guardo quasi sempre americani o cose del genere. Ah, no, su quel computer no. Ma immagino che in questo universo Ciccio Gamer sia morto da un pezzo, quindi non credo sia... Perfetto, posso alzare la tavoletta del cesso best game ever. Potrei farlo per ore. Allora, perché qua non abbiamo trovato un cazzo, abbiamo scoperto... Madonna, un'immagine imbarazzante. Non vorrei mai. Allora, questo computer che ci dice Zeppelin, ecco, questo ci interessa. Serve a stabilire il collegamento. Errore guasta il motore. Zeppelin 840 è l'unico che dà segni di vita, tra virgolette. Quindi... Oh, ok, adesso ho capito che cazzo... No, questo me l'hanno dato gratis con il Plus. E l'ho voluto testare. Ecco, finalmente adesso ho capito che cazzo servivano le antenne. Qual è quello che funzionava? 049, quindi...